Le riforme elettorali si fanno in Parlamento con tutte le forze politiche. Sarà necessario naturalmente un dialogo più stringente tra quelle che sostengono il governo, ma noi riteniamo che siano tutte le forze politiche che sono in Parlamento e fuori dal Parlamento a doversi fare carico di questa riforma fondamentale per la dignità della politica, delle istituzioni e per il rilancio della democrazia. Questo governo è sostenuto autonomamente da forze politiche che per il bene del Paese convergono nel sostegno al governo, ma che non formano una maggioranza politica. Il progetto del Partito Democratico non prescinde dal governo Monti, ma va oltre la crisi e oltre il governo Monti. La sfida delle riforme è decisiva per quello che deve fare il governo, per le liberalizzazioni e per la crescita. Deve andare avanti con coraggio, andando a toccare soprattutto gli interessi più forti a difesa dei cittadini. Ed è una sfida importante per tutte le forze politiche, perché mentre il governo fa il suo lavoro, in Parlamento si devono fare le riforme istituzionali a partire dalla riforma elettorale. Ma noi riteniamo che il progetto dell'Ulivo e il progetto dell'allargamento dell'Ulivo alle forze moderate resti comunque il progetto delle alleanze del Partito Democratico. Ricordiamo a tutti che chi non si assume la responsabilità in questa fase difficile della vita del Paese non può pensare di rivendicare poi un ruolo nella fase nella quale costruiremo l'alternanza del futuro. Quindi la foto di Vasto non vale sempre? Vale il senso di responsabilità di questa fase e vale la progettualità del futuro. Lei ritiene che in questo momento l'Italia dei Valori e i radicali abbiano questo senso di responsabilità di cui sta parlando? Ma io scinderei tra l'altro le due forze politiche, quindi non credo che si possano accomunare. Credo che pensare di stare all'opposizione in questa fase per nucleare delle posizioni elettorali nel futuro non faccia bene a nessuno, o assumere degli atteggiamenti che sono concentrati sull'interesse di parte. Questo è un momento di grande difficoltà per la vita del nostro Paese. Siamo chiamati tutti a fare delle scelte molto dolorose, e credo che tutte le forze politiche debbano muoversi con questo intento, cercando di magari cambiare anche alcune proposte che il governo ha avanzato, come abbiamo fatto noi nella manovra, come continuiamo a fare in tutte le proposte che vengono avanzate, ma non sentendosi fuori da... Ma intanto festeggeremo la fine del governo Berlusconi, perché è la prima volta che l'Assemblea si riunisce dopo la caduta del governo Berlusconi. Riaffermeremo il nostro senso di responsabilità nel sostegno al governo Monti e naturalmente confermeremo il fatto che il nostro partito non si esaurisce in questa fase, pur fondamentale per la vita del nostro Paese, ma lavora al cambiamento e lavora ad una piena e completa democrazia dell'alternanza che verificheremo dalle prossime elezioni.